Pinerolo ha assolto l'urologo dell'ospedale Agnelli. Si è chiusa questa mattina nel tribunale di Pinerolo con una assoluzione perché il fatto non sussiste il procedimento giudiziario a carico dell'urologo dell'ospedale di Pinerolo Michele Laurita. Il medico, difeso dall'avvocato Andrea Cianci, era stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. A far partire l'inchiesta era stato un esposto presentato dal figlio di un pensionato che era morto di tumore. Secondo i parenti, il medico non avrebbe sottoposto il paziente ad un particolare esame clinico che avrebbe diagnosticato tempestivamente la malattia. Solo quando l'uomo si era rivolto ad un altro urologo in un ospedale torinese, il tumore era stato scoperto, ma ormai era troppo tardi. Questa mattina la richiesta di assoluzione è arrivata anche dal PM Chiara Maina. Frassasco, a rischio 127 posti di lavoro. I 127 posti di lavoro dell'Annovati da oggi sono a rischio. Nel pomeriggio, infatti, durante un incontro svoltosi all'Unione Industriale fra i vertici dell'azienda e i sindacati, l'amministratore delegato ha annunciato l'apertura della procedura di mobilità per 127 dipendenti, operai e impiegati dello stabilimento di Frassasco, che dal 3 ottobre potrebbero essere licenziati. L'azienda, infatti, non ha richiesto un prolungamento della cassa integrazione. Preoccupate le organizzazioni sindacali. L'azienda ha ipotizzato la nascita di una nuova società, ha detto Marco Bosio, della Fillea CGL, ma temiamo che siano solo delle promesse difficili da mantenere. Gli appuntamenti. Questa sera alle 21.30, nell'ambito della rassegna Cinema in Piazza, sarà proiettato il film Vinilmania di Paolo Campana nel parco dell'Istituto Corelli in via Dante Alighieri 9. Ingresso 4 euro. E sempre nel parco dell'Istituto Corelli, domani appuntamento per i più piccoli con l'Isola dei Bambini. Dalle 20 alle 21.30 spazi di animazione. Alle 21.30 i racconti di Gloria, presentato dalla compagnia Lato Parlato, a cura di Non Solo Teatro. Ingresso 4 euro.